Troviamo la nuova console dell'Ecuador a Genova, Marta Fierro Vaquero. Benvenuta alla città di Genova, parliamo della comunità e dei progetti che ha il Consolato dell'Ecuador con le diverse associazioni. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'intervista. Sì, noi abbiamo tantissimi progetti in piedi adesso, soprattutto uno che mi piace tantissimo che è il progetto dei murali con i giovani. Questo progetto l'iniziativa è per il consulato che arriva insieme ai ragazzi delle diverse scuole a Genova e dopo insegnandole un po' della cultura ecuadoriana e anche dopo questi ragazzi avranno la possibilità di dipingere la parte della sua cultura, la sua tradizione e un murale. E questo progetto insieme al Comune di Genova, lo bello di questo progetto è che non ci sono solo ecuatoriani, ci sono diverse comunità, cioè, ci sono anche peruviane, ci sono altre comunità, no? Italiani, certo, e quindi questo sarà bellissimo perché imparano sulla cultura ecuadoriana e anche lasceranno per sempre un murale dipinto e quello che loro sentono che è la sua cultura, le sue tradizioni. Quindi a me veramente mi piace tantissimo questo progetto, mi emoziona sapere che il loro pensiero, il loro cuore rimarrà sempre un murale. Ci sono stati fatti non molto piacevoli nel settore di San Pierdarena. Possiamo parlare al rispetto, Console, di questa situazione? Come possiamo integrare queste persone magari nel sociale? Sì, sì, ci sono state delle situazioni. È vero che a nessuno gli piace nessuna problematica, non è benvenuto in nessun posto, però è importante prima di tutto non generalizzare che questi problemi di tutta la comunità o che tutta la comunità fanno questo tipo di cose, no? Questo è importante specificare che la gran maggioranza della comunità ecuatoriana è di persone che vengono a lavorare, a fare un'integrazione totale e anche aiuta economicamente alla città di Genova, anche a Liguria. E quindi è importante prima di tutto mettere in chiaro questo punto. E sì, noi abbiamo tanti progetti che stiamo lavorando insieme per aiutare a risolvere queste situazioni e quindi è importante per il consulato dialogare con le autorità rispettive per fare un lavoro insieme. Troverà prossimamente al primo cittadino di questa città? Sì, 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 la prossima settimana avrò l'onore di parlare, avere una riunione con il signore sindaco e che sono convinta che la ottima relazione del consulato con il comune andrà avanti e quindi sono contentissima che lo so che il sindaco è molto aperto a collaborare insieme al consulato dell'Ecuador, alla comunità ecuatoriana, quindi io sono contentissima di questa situazione, sono contentissima di essere qua a Genova e di aver trovato una città bellissima, delle persone bellissime, gentilissime, quindi ringraziare a tutti per questa benvenuta che si fanno a tutti quanti. Un saluto alla comunità ecuadoriana residente nel territorio genovese e in tutta la regione Liguria. Emilia Romagna. Quello lo devo fare in spagnolo, però. In spagnolo. Bueno, un saluto molto speciale per tutta la comunità, decirle che sto qui a sus órdenes, lista per lavorare con ustedes e per ustedes. Por favor, tengan claro que el consulado es su casa, que estamos aquí para apoyarlos 100% y que no duden en contactarnos cuando necesiten cualquier cosa y también pues si tienen algunas ideas, proyectos, que nos ayuden también de diferentes formas para llegar a mejor fin esta integración.